giornalista libero, indipendente, che ha avuto la capacità di essere, quando l'ha voluto, anche fazioso e al tempo stesso capace di andare sui luoghi a raccontare i fatti, di saper amministrare come direttore le coscienze, i talenti di tanti giornalisti che sono in qualche modo stati, andati alla sua scuola. Un giornalista che ha diviso nelle opinioni, ma che è riuscito ad unire gli italiani in un unico giudizio: la sua grandezza, la sua autorevolezza. È chiaro che accanto ad un grande uomo come Indro Montanelli ci sono sempre degli altri grandi uomini che hanno avuto la capacità di poterlo conoscere, parlare, di poter lavorare con lui, di saperci avere un rapporto anche confidenziale, di saper incassare la sua severità, la sua rigidità, che comunque erano caratteristiche imprescindibili dell'uomo. Questo pomeriggio vuole essere un pomeriggio dedicato a Montanelli e, se volete, in una forma inconsueta, che è quella televisiva, una bella lettera televisiva a Montanelli, che sicuramente in qualche modo spero che sentirà le cose che diremo questo pomeriggio. E lo vogliamo fare in diretta con due prestigiosi giornalisti che per motivi diversi sono stati accanto a Indro Montanelli. Vedete il titolo, lettera al direttore. Primo tra tutti il direttore di Libero, Vittorio Feltri, in collegamento da Milano. Direttore, buon pomeriggio e benvenuto. Buon pomeriggio a tutti, Grazie per grazie. aver accettato il mio invito. Tra poco ci collegheremo con Torino, con Marco Travaglio. Abbiamo dei problemi tecnici, ma avremo modo nel corso dei prossimi minuti di risolverli sicuramente e di potervi fare salutare anche Marco Travaglio, che ha conosciuto molto bene Indro Montanelli e a cui ha dedicato perfino un libro. Se mi date la telecamera 3 dove poterlo inquadrare, un libro di cui si sta parlando molto questo periodo, Montanelli e il Cavaliere, Marco Travaglio, prefazione di Enzo Biagi, ha presentato questo libro in tutta Italia, ha avuto modo chiaramente anche di parlare di tante cose che riguardano anche il dibattito politico italiano. Prima chiaramente di ascoltare le prime voci su questo argomento, le riflessioni, i racconti, gli aneddoti di Vittorio Feltri e di Marco Travaglio, vi vogliamo sintetizzare la questione con la copertina di Chiara Caleo. Vediamo insieme. Il 23 luglio del 2001 il Corriere della Sera dava l'addio ad un grande italiano, non solo un giornalista che del quotidiano più prestigioso del paese aveva condiviso in parte la storia. Per due volte chiamato dagli stessi direttori Oietti e Mieli, la prima rimase al giornale 40 anni, la seconda, più breve, proseguì fino alla sua morte. Si racconta che fosse stanco, molto dimagrito, ma riuscì ad essere lucidissimo fino all'ultimo. Il suo necrologio lo dettò lui stesso. Desiderava scegliere come morire, ma non ce ne fu bisogno. Con lui, ha scritto Ferruccio De Bortoli, si è chiuso un secolo, quello intenso e controverso del Novecento, intenso e controverso come la sua vita. Fu denigrato e poi amato dalle stesse persone e chi per un periodo lo riverì, dopo ritolse il saluto. Montanelli non era incline al clientelismo, era uno che aveva il coraggio di cambiare idea, che chiedeva scusa quando sbagliava. È stato fascista e dai fascisti che maldigerivano i suoi articoli ha rischiato di venire ucciso. Ha invitato nel 1976 a votare DC per poi, 25 anni dopo, rendere noto il suo appoggio all'Ulivo. Nel 1973, per i contrasti con Piero Ottone, lasciò via Solferino per fondare un anno dopo il giornale. Che deve versare l'editore al giornalista che licenzia senza giusta causa. Ha fatto bene, così direttore, a dirla questa cosa. È un po' una cosa storica che va, anche perché il Corriere della Sera, anni dopo, quando, non molti anni dopo, quando Montanelli fu vittima di un attentato, il Corriere della Sera era ancora diretto da Piero Ottone e la notizia fu data in prima pagina, per l'amor di Dio, e anche forse correttamente. Peccato che nel titolo non ci fosse scritto Montanelli ferito o gambizzato dai terroristi, ma semplicemente il titolo era un giornalista ferito dai terroristi, un giornalista, come se Montanelli fosse un giornalista. Ecco, questo dimostra che anche chi negli ultimi anni è passato sulla sponda di Montanelli, in realtà in passato e per molto tempo lo ha osteggiato. Voglio ricordare una sola cosa. Prego. Fortebraccio, grande corsivista dell'Unità, diceva che Montanelli scriveva per le portinaie. È detto da un comunista, è molto bello questo. Un giornalista
giornalista deve scrivere per poi direttore del Carlino, della Nazione, eccetera, per motivi personali decise di lasciare Parigi e di ritornare a Milano. Allora a quel punto il mio contratto finì nel cestino, perché il giornale non poteva consentirsi due inviati se ne bastava uno. Direttore... Ecco, 10 anni dopo invece mi è toccato di diventare il successore di Montanelli al giornale, con un'operazione che è stata raccontata in mille modi. Mi permetta di chiederle di tornarci tra poco a questo racconto di lei al giornale, perché tra l'altro è importante che ce lo racconti lei, si è detto troppo su questo e a volte anche qualche sciocchezza. Montanelli aveva un rapporto particolare con un altro giornalista che secondo me ha forse uno degli archivi più curati in Italia, tant'è che Montanelli lo chiamava quando ce n'era bisogno, e Marco Travaglio in tempi molto brevi riusciva a rispondere alle curiosità di Montanelli su alcuni personaggi di cui Travaglio tiene parecchia roba nei cassetti, negli armadi, non so dove. È in collegamento da Torino, mi scuso con lui per la difficoltà che abbiamo avuto all'inizio di salutarlo, ma adesso è collegato. Marco Travaglio, buon pomeriggio, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie di aver accettato il nostro invito. Vi faccio salutare tra di voi Marco Travaglio, Vittorio Feltri. Ciao Marco, ciao. È un piacere ritrovarti. Travaglio, hai ascoltato le cose dette da Vittorio, Feltri. Vorrei, prima di entrare nel vivo anche il dibattito delle mille scuole di interpretazioni che ci sono intorno alla figura di Montanelli, alle cose che si possono spendere, si possono dire e sostenere, mi piacerebbe che mi raccontassi il tuo primo incontro, anche te, come ha fatto Vittorio Feltri con Montanelli. Dove avviene e come? Ma io ero un ragazzino, avevo 23 anni, avevo la maturità classica, avevo iniziato a scrivere in un piccolo settimanale di Torino, Il Nostro Tempo, e dopo 2 o 3 anni che ci scrivevo avevo raccolto un po' di articoli che mi sembravano buoni, avevo telefonato alla segretaria di Montanelli, Iside Frigerio, e le avevo chiesto se per caso era possibile avere un appuntamento. Pensavo che non me l'avrebbero mai dato, invece me lo fissò seduta stante, per cui la settimana dopo, tra l'altro sullo stesso treno di un grande scrittore che collaborava col giornale, Giovanni Arpino, e che io conoscevo, andai al giornale e poi con Arpino e Montanelli andai a pranzo esattamente nel ristorante che citava Feltri prima, la tavernetta di Via Fatebene Fratelli. Insomma, era il suo secondo ufficio quello là, quanto ci raccontava. Quasi, era uno dei suoi preferiti. Sì. E niente, io ovviamente dissi 3-4 monosillabi per tutto il pranzo, perché di fronte a quei due mostri sacri rimasi lì basito ad ascoltare. Gli lasciai i miei articoli, gli scrissi sopra il mio numero di telefono, casomai li avesse voluti guardare. Lui disse va bene, ma pensavo fosse così una clausola di stile che adottava con tutti i ragazzi che riceveva, perché lui era molto disponibile con i giovani. E niente, poi me ne tornai a Torino, dove io abito, e per 6 mesi non successe nulla, e quindi pensai che, insomma, pazienza. Invece a Pasqua dell'anno dopo, era l'88, mi squillò il telefono e dall'altra parte c'era Montanelli. E io pensavo a uno scherzo, ovviamente, di qualche amico, poi invece capii che era la sua voce. Allora, dopo un breve svenimento, ripresi conoscenza e lui mi disse che aveva ritrovato gli articoli, che gli erano piaciuti e che se volevo potevo scrivere sul giornale, naturalmente gratis, o meglio pagando io qualcosa. Mi permettete, per la pubblicazione di ogni articolo. Travaglio e Feltri, di dire una cosa anche a tutti quei ragazzi che casomai sono alla scuola.